Ciao a tutti e a tutte, oggi vediamo insieme quale sarà la mia TBR di ottobre. Ma prima di addentrarci nelle mie forse future di ottobre, vediamo com'è andata la TBR di settembre. Prendiamo la mia bella agendina. Allora, dovevo leggere, mi ero segnata di leggere come classico Otello, non l'ho letto. Mi ero segnata di leggere Bouquet di King. Non l'ho letto, tra l'altro Bouquet dovevo leggerlo anche ad agosto. Poi per il resto in realtà è andata molto bene perché sono riuscita a leggere il fumetto di Zero Calcare. Dovrebbe pronunciarsi Kobani, Calling, Google mi dice Kobani come pronuncia, io ho sempre detto Cobain, no? Per Kurt Cobain, e c'è anche una battuta riguardo sul fumetto, tra l'altro, comunque dovrebbe essere Kobani. L'ho letto, oggi siamo il 28 di settembre, l'ho terminato giusto ieri sera, non penso di finire altro forse, o forse un altro libro al massimo, qui per la fine di settembre, comunque sto leggendo un libro che non era nella mia TBR, ma tutto bene. Non sono riuscita a leggere Macerie Prime 6 mesi dopo, ho letto però i 3 volumi dell'Attacco dei Giganti che mi ero proposta, quindi il 21, il 22 e il 23. Ho letto Umiliati e offesi per il nostro gruppo di lettura sul Circolo dei Classici, ho letto Ora che è novembre per il nostro gruppo di lettura Gibbitz, ho letto Il Conte di Montecristo per il nostro gruppo di lettura Gibby Squad. Quindi in realtà non ho letto tre libri che mi ero proposta di leggere in questa TBR di settembre, ma c'è da dire che ho letto altri libri non inseriti nella TBR, che è tutto normale. Tranquilli, li vedrete nel wrap up. Allora, ad ottobre volevo fare una sorta di mese dedicato a Stephen King, però ovviamente ci devo mettere dentro anche altre letture, per esempio letture dei miei gruppi di lettura, oppure fumetti e cose così. Quindi alla fine non leggerò solo Stephen King, però la maggior parte del tempo penso proprio di sì. Prima di addentrarmi però nei meandri di Stephen King, vediamo le letture extra quali saranno. Sicuramente voglio finalmente recuperare 6 mesi dopo, sì, 6 mesi dopo, Macerie Prime 6 mesi dopo di Zero Calcare. Devo valutare se rileggere Macerie Prime, che è il primo volume, per darmi così magari tipo lo riguardo velocemente per darmi una spolverata per poi appunto leggere questo. Poi, restando in tema fumetti, voglio di sicuro continuare con l'Attacco dei Giganti, quindi anche in questo caso mi sono fissata i prossimi 3 volumi, il 24, il 25 e il 26. E altra lettura extra, diciamo, ed è l'unica per i miei 3 gruppi di lettura che devo fare ad ottobre, scusate, ed è questo libro di Dostoevskij, Notti invernali su impressioni estive. Che è anche un libricino, quindi conto insomma di finirlo presto, spero, dipende anche da quanto mi piacerà. E tra l'altro, da quello che ho capito, questo non è un romanzo, ma non so se definirlo saggio, comunque racconta il primo viaggio in Europa fatto da Dostoevskij. A questo punto passiamo con i libri di King. Ciao patatina! Leoni! Ho selezionato 5 libri per 2 motivi principali. Uno, non volevo strafare, non volevo esagerare proponendomi 20 milioni di libri di Stephen King da leggere. Penso, cioè, ci sono buone probabilità che possa riuscire a leggerne di più, però anche qua dipende, perché ad ottobre, finalmente, dopo un anno e tipo 3 mesi, ritorniamo in Italia e potrei avere tantissimo tempo per leggere come non averne neanche 2 minuti, quindi anche quello insomma inciderà molto su quanti libri di King riuscirò a leggere. Il secondo motivo per cui non ne ho inseriti tanti è che a casa avevo solo questi 5 e quindi
E vi volevo far vedere questi senza mettervi copertine digitali qui da qualche parte sullo schermo. Ovviamente lo sapete, ormai lo sanno anche i muri, King lo sto leggendo in ordine di pubblicazione, quindi sì, di sicuro il prossimo libro che dovrei leggere è Wicked, che me lo sto portando avanti da 2 mesi, cioè me lo sto portando avanti da 2 mesi che dico lo devo leggere, poi non lo leggo. Ah, è il motivo per cui mi voglio dedicare a Stephen King questo mese, che appunto quest'anno volevo leggere uno o due addirittura libri di King al mese, però poi tra i gruppi di lettura e varie altre cose, alla fine riuscivo a leggere un libro di King al mese. Ma appunto, come ad agosto, non sono riuscita insomma a leggerne né ad agosto né a settembre un libro di King, allora ho voluto fare appunto ottobre, che così riuscivo un po' a recuperare un po' di libri suoi, perché voglio insomma arrivare in pari con le sue pubblicazioni e se non era quest'anno volevo arrivarci l'anno prossimo, quindi devo darci da fare, devo darmi da fare. Volevo dire devo darmi da fare e devo darci dentro. Scusate, ho la testa che sta scoppiando da tipo ancora stanotte, quindi sono molto rincoglionita, cioè più rincoglionita del solito. Quando ho mal di testa, voi non avete idea delle cagate che sparo. Bibi può confermare. E le sparo e nel 99% dei casi non mi rendo conto di quello che dico. Dopo di Book 8 dovrei leggere Tutto è fatidico, che ho appena visto 14 storie nere, quindi è una raccolta di racconti, di 14 racconti. Ok. Abbiamo questo che quando mi è arrivato ho detto: ma hanno sbagliato, cos'è sta roba? Ma è un libro di Stephen King, neanche 180 pagine, scritto pure in grande con anche un bel, non mi ricordo il nome preciso, ma un bel spazio in interlinea, anche abbastanza largo. Questo è un libro di Stephen King, Colorado Kid. Fresca fresca di scuola di giornalismo, la ventenne Stephanie McCann sta facendo uno stage presso il minuscolo quotidiano di un'impervia isoletta del Maine, dove si occupa di picnic parrocchiali, sparizioni di gatti e altre amenità. Ma un pomeriggio i due anziani proprietari della testata le raccontano dello strano caso di Colorado Kid, di una morte che forse era un omicidio, senza movente, senza colpevole, con tempi impossibili, indizi assurdi. Stephanie ritrova tutta la passione per la sua professione e decide di far luce dopo 25 anni su un caso che sembra impossibile risolvere. Ah, ok. 180 pagine. Ok, altro motivo per cui penso di per cui ci sono delle probabilità che io riesca a leggere più di 5 libri di Stephen King, perché questo è veramente molto molto breve. Poi, in questa vecchissima edizione Cell, anche questo in realtà penso di poterlo leggere velocemente. Ok, sono quasi 500 pagine, ma è veramente un'edizione piccola, quindi in realtà non sono 500 pagine, il font è anche abbastanza grande, quindi sì, non sono 500 pagine. E poi l'ultimo che ho acquistato e che ho qui a casa e che dovrei leggere per ottobre è la storia di Lisi, di cui non so assolutamente nulla, vediamo un po'. Per 25 anni Lisi è stata sposata con il celebre scrittore Scott Landon, un lungo stupendo matrimonio con lui e con il suo esaltante ma oscuro e complicato universo. Ora che Scott è morto, a Lisi rimane il compito di affrontare l'eredità del marito, composta da fan ossessionati, dai manoscritti inediti e da un enorme studio, dove tante volte Scott ha aperto, per sé e per il pubblico, la porta che divide la ragione dalla pazzia. E sulla soglia tra i due mondi Lisi inizia a intravedere il muso dell'essere che ha popolato gli incubi del marito, che ora viene per lei. Ok. Un romanzo geniale, questo lo decido io. Questo lo decido io, sul sottile confine tra realtà e follia. Devo dire che non è il primo romanzo di King dove vediamo come protagonista, in questo caso non proprio protagonista perché muore, ma uno scrittore. Vedremo. Poi, ovviamente, se riesco a leggere più libri di Stephen King, ve ne parlerò in un wrap-up, insomma, in realtà pensavo anche di farci un vlog su questa mia sfida di vediamo quanti libri leggo al mese di Stephen King, che è appunto un po' falsata perché ho altre letture da fare, ma tutto ok. Poi, tra l'altro, appunto, ho optato per ottobre per leggere Stephen King perché poi si avvicina Halloween e quindi, insomma, anche ero indecisa tra ottobre e novembre, però alcuni di voi mi hanno detto no, vai di ottobre, sì, ok. Quindi alla fine ho optato per ottobre. Vedremo. Bene, raga, questa era la mia TBR di ottobre. Mi sembra un po' triste, forse perché ho messo tutti i libri di uno stesso autore, cioè la maggior parte, insomma, libri di uno stesso autore. Non lo so, mi sembra una TBR triste, comunque, ok.
Voi fatemi sapere se farete delle letture a tema un po' tipo creepy, thriller, horror, ansiogene per ottobre. Scrivetemi qui sotto se avete letto qualcuno di questi libri, cosa ne pensate, se vi sono piaciuti oppure no. E appunto fatemi sapere se avete qualche lettura in mente da fare nel mese di ottobre. Io vi lascio qui sotto i libri linkati ad Amazon OBS con cui sono affiliata, se volete leggervi la trama per conto vostro oppure procedere all'acquisto. Vi ricordo che qua sotto trovate il mio account Ko-fi, se volete offrirmi un caffè virtuale per sostenermi, e trovate anche tutti i miei social se volete seguirmi al di fuori di YouTube, quindi blog, pagina Facebook, gruppo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads, il canale Telegram, per essere aggiornati in anticipo sulle nuove uscite del blog e del canale. Mi trovate anche su Twitch e su TikTok. A questo punto direi che noi ci possiamo vedere in un prossimo video. Ciao!